Comunque, buonasera a tutti, grazie. Grazie anche a Ryuko Afu per l'abbonamento. Apprezzo molto. Cioè, spero che apprezziate il fatto che sto a quest'ora in live, nonostante, come si dice, i miei stanno dormendo e non converrebbe farla a quest'ora, ma cerchiamo ovviamente di limitare i toni a una cosa molto bassa. E sì, la live tocca farla in ASMR per forza di cose, perché purtroppo, cioè, giustamente stanno dormendo, quindi non è il caso di, come si dice, di fare casino. Praticamente in questo evento che inizia adesso su YouTube dovrebbero parlare di cose inerenti alla terza stagione di ReZero. Se ci dice bene una bella key visual ci faranno vedere, in alternativa un trailer, ma sinceramente la vedo dura, così come vedo ancora più dura la possibilità che ci dicano quanti episodi avrà questa stagione di ReZero, perché mo, parliamoci chiaro, non credo che questa sia un'informazione che ci daranno a breve. E comunque sì, per chi di voi, magari perché ricaricherò questa cosa su YouTube, per chi di voi si stesse chiedendo come mai sto parlando così, l'evento che stiamo per vedere si tiene alle 3 di notte in Italia, quindi attualmente sto in live alle 3 di notte e per questo insomma non posso fare casino. Comunque è questo qua. MF Bunko Summer School Festival inizierà in 15 minuti e ci sarà. It will be the hour long ReZero stage. Ok, comunque sì, diciamo che per adesso non si sa bene di cosa si parlerà in questo evento. Però ci saranno i doppiatori principali di ReZero, mi pare che ci saranno Subaru, Emilia e forse Beatrice, o vabbè, non mi ricordo chi altro. E ci sono buone possibilità, insomma, che daranno informazioni interessanti. Poi, se uscirà un trailer, ben venga. Se invece non faranno uscire un emerito cazzo, ce la saremo presa nel culo e la prossima volta non farò. Non so voi, insomma, pure cose di questo tipo non mi farebbero schifo. Sono da poco convinto a mettermi a leggere la novel e sono quasi alla fine del quinto arco, pienamente soddisfatto. Lo so, mi hanno detto che il quinto e il sesto arco sono tanta roba. Ma che ore, ormai sono vecchio. Thomas Sparrow, che ti devo dire. Ah, ma tra l'altro hai cambiato Nick, hai cambiato? Hai cambiato Nick, Thomas Sparrow, perché chi cazzo sei? Ah, giustamente. Giustamente, il buon vecchio Tommy. Buonasera anche a Shenvi, buonasera. Ma è tipo l'anime Japan con i vari panel? Sì, praticamente è come l'anime Japan con i vari panel. Comunque sì, questo qua era anche un pull che aveva fatto questo tizio in merito all'evento, che diceva se insomma ti sentivi ottimista o pessimista per quanto riguarda la terza stagione, in merito a come sarà l'adattamento, quanti episodi faranno e cose di questo tipo. E infatti qua ci sta l'evento in cui lui aveva fatto pure questo sondaggio in cui chiedeva quali informazioni sarebbero state rivelate, se lo staff, la key visual, un trailer o cazzate. E vedremo. Hanno leccato il full adattamento della novel di Mushoku, penso che comunque fosse ovvio. Hai visto i Mitchell contro le macchine? No. Echidna best character design di ReZero per ora secondo me. Ma sai che in realtà non è affatto male? Cioè, nel senso, penso che sia, sì, una delle migliori fino ad ora. Mi consigli di iniziare ReZero? Assolutamente sì. Sinceramente, ti basta vedere sulla mia analyst il voto che ho dato a ReZero e, insomma, capisci che io lo consiglierei praticamente a tutti. Soprattutto se sei un amante dei fantasy, quindi sì, inizia di ReZero, fatti questo favore. Poi la sveglia domani sarà a mezzogiorno, alle 11, mezzogiorno. Ok, è iniziato. Ups, abbiamo iniziato. Allora, terrò basso il volume della live, perché altrimenti poi quando ricaricherò su YouTube non si sentirà un cazzo. Allora, abbiamo il doppiatore di Garfield. Il doppiatore di Otto. Insomma. Quindi abbiamo Subaru Emilia. Oddio, lei chi è? Lei non so chi è. Non so, scelta peculiare quella di aggiungere Otto e Garfield, però lei non mi ricordo chi è. Forse Rem? Ah, Beatrice. Il doppiatore di Otto leggendario. Ma guarda che stile.
Guarda che stile che c'ha. Oh no. Mi sa che avremo una bellissima sessione di giochini e cose interessanti. Guardate la chat. Anche domani ti manderò chiaramente le curiosità sull'episodio 3. Cerco di fare in tempo. Sì, domani la live la faremo alle 21, quindi in teoria dovresti fare in tempo. La storia me l'hanno visualizzata in 50 persone su Instagram. Direi che a quest'ora non sono molti quelli svegli. Nel mentre un po' di ricompense. Oddio, potremmo, però intanto vorrei capire che cosa cazzo succede in questo evento. Tra l'altro in quanti siamo, giusto per curiosità? Oh, ah, regà, siamo in 40 persone. Attenzione. In 40 persone alle 3 di notte. Oh, cioè in realtà siamo tantissimi, siamo. Comunque staranno dicendo, a parte, io vedo una roulette qua in alto a sinistra. R0 promuove il gioco d'azzardo? Capiamo. Capiamo. Ma io credevo saremmo stati in 20 se andava bene. Grazie Frosty per... Grazie Frosty per la traduzione. Attenzione, forse sta per iniziare qualcosa. Zitti, zitti, zitti. Di solito quando dicono Negashimasu c'è un trailer. A parte che le ricompense non ci stanno scemi, quindi anche volendo non le posso fare. Teaser PV! Che culo! No! Eh no! È lo stesso della scorsa volta. Insomma. E vabbè. Per carità, è molto bello, quindi posso pure rivedermelo, però... Capiamoci. Non ero qui per questo, sinceramente. Vabbè. Comunque non mi sono... La prima volta che l'ho visto sarà che ero stunnato per la stanchezza, ma non mi sono concentrato abbastanza sul dirvi quanto è fatto bene pure questa prima parte con il piccione. Si vede pure che colpisce la barriera, probabilmente una barriera creata dagli arcivescovi, che è tipo, tipo come nei Simpson. Avete presente nei Simpson il film quando fanno la cupola di vetro che racchiude tutto? Probabilmente succederà una cosa del genere. Quanto è bella questa parte. Quanto cazzo è figa questa parte. Pam pam paravan. Bello bello. E questo diciamo è un trailer veramente di qualità. Spero che... Cioè, niente di eccelso, però è un bel trailer. Spero che... Che non ci faranno scammate in questa... In questa terza season. Comunque se vi può interessare su YouTube ho fatto un video di 20 minuti inerente a questo trailer e l'evento, quindi potete andarvi a vedere quello per qualunque chiarimento. Bel trailer. Bel trailer. Che cazzo sei andato a tirare fuori? Lo so, mi è venuto in mente, ma perché è nelle ore tarde che c'hai l'illuminazione più grande. Sarebbe questo, Simpson, film, cupola. Sarebbe questa cosa qua, dei Simpson. Questo film me lo sono pure rivisto varie volte, era un bel film. Una teaser visual. Bella. Molto bella. Sì.
Molto figa questa visuale. Con tutte le candidate al trono. Con tutte le candidate al trono in mezzo alla distruzione di Priestella, si chiamava la città, mi pare. La città dove è ambientata la prossima stagione. Vabbè, questa è una sinossi di quello che succederà in questa stagione. Traducete voi. Sì, no, la qualità è tanta tanta roba. Fa parte di quella categoria di key visual full 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 HD tipo 4K, nel senso con una marea di dettagli. Mi piace, cioè mi piacciono molto le key visual di questo tipo. Spero che mo la faranno uscire pubblicamente, così la vediamo meglio. Cioè, zitto, ciao, buonanotte. Tutto chiaro? Sì. Come immaginavo. Sì, vabbè, era facile, dai, era giapponese basilare. Quindi abbiamo una key visual, abbiamo, vabbè, lo stesso trailer di prima. Speriamo in una data di uscita. Una data di uscita sarebbe auspicabile. Aprile 2024? La butto lì. Grazie Frosty, come al solito. I tuoi messaggi non me li fa pinnare per qualche motivo. Il tuo è l'unico che non mi fa pinnare. Parete ha detto: preparatevi per la terza stagione. No, non mi interessa. Tra l'altro, ci terrei a precisare che secondo me hanno anche tagliato male il titolo. Cioè, questo titolo qua non mi sembra tagliato male. Guardate qui, non lo so. Cioè, qui è un po' sus, sinceramente, questa scritta. Sì, un altro gioco stupendo. アニメジャパンの時に発表させていただきましたが、今日はそのゲームの開発チームからいくつかお知らせが届いております。まずは夏の学園祭開催を記念した書き下ろしイラストが届きましたので、ご覧いただきましょう。こちらです。 Questo qua mi sa che è un trailer, infatti, trailer del gioco. Vabbè, godiamocelo. Ci abbiamo anche chi è RAM. RAM Emilia e chi è RAM. Ah. Beh, dai, non ce ne priviamo di questo pseudo teaser. Sì, in effetti. Sì, per il momento solamente la key visual. Stanno parlando di questo giochino un po' di merda, ma staremo a vedere. Ah, cioè, secondo me almeno la data di uscita. Dovrebbero dare almeno la data di uscita, altrimenti è un pochino scam sta cosa. Attenzione, un po' di gameplay. Se fanno che si può scopare Emilia, lo compro instant. Lo porto pure in live. Ma non credo purtroppo che raggiungeranno questo apice. Tra l'altro non ho neanche capito che tipo di gioco è questo. Cioè, non è di sicuro una visual novel. Però, boh, la qualità non mi sembra proprio il top del top. Buonanotte, Domenico, buonanotte. Oggi live a un orario eccentrico. Sì, forse un JRPG.
Tra l'altro, ma quanti cazzo siamo adesso? Siamo in 52. Vabbè. Infatti, sinceramente, ok che è sabato sera, quindi probabilmente ho beccato un giorno in cui siete particolarmente attivi perché appunto è sabato. Però, tanta roba. Comunque, Otto è tipo drogato, secondo me. Secondo me il doppiatore di Otto si pippa la coca. Ogni volta che dicono quella parola, wow. I dettagli, la qualità, wow. No vabbè, si può anche correre, incredibile. Sembra un gioco degli anni 2000. Guardate i poligoni, l'erba poligonale. Emilia ha fatto lo stesso saluto che ci hanno fatto vedere nella cosa prima. Vabbè, ma è giusto, dai. Nel senso, quando una cosa è fatta bene bisogna riproporla più volte. Altro, quanti spettatori c'ha? 5.000 spettatori, mica male. No, aspetta, cos'è sta cosa? Cosa sarebbe sta roba? Ceres vivi, sei napoletano? Così. Cazzo, perché? Vabbè. Molto divertente. ということで本日お見せできる開発状況はここまでですが、これからも定期的に開発状況を報告しています。ゲーム公式ツイッターをフォローして最新情報をチェックしてください。そして最後にキャンペーンのご紹介です。今回の新規イラストの公開を記念して、あ、うのしんき、なんか見たことあるで、2。 Comunque che palle, R0 avrebbe potenzialità per fare un bellissimo gioco. Vorrebbero tranquillamente fare un gioco all'Until Dawn. Cioè, vorrebbero tranquillamente fare un gioco all'Until Dawn in cui, in base alle scelte che prendi, la storia si evolve in vari modi, magari con qualche anche deriva su qualche storia if. Sarebbe molto figo. Il compleanno di Emilia. Poi mi potete citare dei giochi a tema anime belli, ora che ci penso? Cioè, quali sono dei giochi anime che sono fatti bene? Forse l'unico è Attack on Titan, che mi pare ha dei giochi decenti. Abbiamo delle illustrazioni. Non me ne privo. Danganronpa, vero. Dragon Ball. Pirate Warrior di One Piece, vero, pure One Piece. Comunque è incredibile, quella maggior parte degli anime hanno sempre dei giochi di merda. E One Piece ce n'è uno bello su 700 che ne hanno fatti. Che poi alla fine comunque Danganronpa nasce come gioco, quindi è anche un pochino, non vale molto. Forse dovremmo considerare più i giochi che sono nati dopo gli anime, non i giochi originali che poi sono diventati anime. Che carina Beatrice che mangia la crepe. Fortnite perché c'è Naruto, Goku e anche Eren. Giusto, giusto.
Madonna, la doppiatrice di Beatrice. Quasi quasi, però sinceramente non hanno ancora fatto vedere il body pillow, quindi no, non sono contento di questo evento. Quando mi faranno il body pillow di Beatrice, allora sì, lì inizieremo a ragionare. Beh, un po' di merce ci sta dietro a un tavolo di gioco d'azzardo, di roulette, mi sa. Che bello, ci sta Re:Zero e dietro la roulette. Molto interessante, molto interessante. Grazie anche a Jomuelt. Pure le tazze. Però ancora niente body pillow. Comunque sì, Emilia è la migliore qui in mezzo. La torta con Pac. Mezza piotta sul rosso. Poi alla fine queste collaborazioni le fanno veramente, quindi probabilmente faranno dei caffè, cioè ci saranno dei caffè in Giappone che hanno questo tipo di cose. E quando andrò in Giappone magari li cercherò, li cercherò. Il gioco di Made in Abyss. Un altro grande scam quel gioco. Sao Naruto, Attack on Titan, Demon Slayer Jump, forse Dragon Ball. Sì. Quanto dura la live? Spero che finiranno a breve e ci faranno vedere qualcosina di un po' più sostanziosa. Ah, questo è un tappetino. Un bel tappetino. Card game? Ho sentito bene. Abbiamo anche il card game. Vabbè, nel frattempo che sparano puttanate, vediamo un attimo. Vediamo un attimo se su Twitter dicono qualcosa. Bello. Dai fucking cooked. Questa qua è una bellissima chi visual, mo ne parliamo. Però mi sa che non sta uscendo un cazzo di niente. Cioè di solito poi insieme alla key visual di solito danno anche la data di uscita, quindi cosa sta succedendo? Cos'è questa cosa? Cosa sarebbe questa roba? Che poi io fossi in studio Bind non flexerei così tanto. Questa seconda stagione di Mushoku ha i suoi problemi sinceramente. Mi sa che ci sarà. No, raga, delle cover. No, vabbè. Queste sono proprio che delle cover. È la fine. Tocca preordinarle. Basta. Tocca preordinarle instant. In realtà ho sentito microfiber hand towel. Potrebbero non essere delle cover, ma a noi non ce ne frega niente, quelle sono delle cover. Cover variant limited edition. これどうなってるかというと、お貸していただいて、横から見ていただくとこうなってるんです。ここに挟めるんですけれども、この
No, vabbè, incredibile. No, vabbè, guardate come si tiene. La perfezione. Oh, lo puoi anche... No, vabbè, lo puoi... Più... Lo puoi mettere più vicino o più lontano. No, cioè, qua siamo in un altro universo. Incredibile. Che roba. Oh, attenzione. Nel prossimo episodio di Mushoku di domani avremo l'elfa ninfomane. Tanta roba. Rem, cosa fai? Allora abbiamo dei... una specie di poster. No, vabbè. No, vabbè, guardate che cazzo era fatto. La cosa per andare a dormire, la come cazzo si chiama? La cosa da notte, gli occhiali da... la benda da notte, come cavolo si chiama? Per andare a dormire di Pac. Che roba. Che roba. Sti giapponesi. La maschera per gli occhi. Nel 2023 le macchine voleranno. Il 2023. Esatto. Grazie anche a Tiziano per il follow. Va bene, dai. Abbiamo finito di parlare del giochino di merda, del merch, e adesso possiamo parlare di qualcos'altro? Adesso sì, adesso sì. Amusement Park? Straight Bet è il titolo di una OST molto bella di ReZero. Ma sento Amusement Park. そこで今回は僕たちに10枚のMFメダルが用意されているので、こちらを使ってゲームにチャレンジし、ベットしていきメダルを増やし、最終的に獲得した Dovete sapere che, cioè, se non si mettono a fare dei giochi, potremmo pure cercare il lato positivo. Perché vediamo un attimo. Se si mettessero a giocare d'azzardo sarebbe molto divertente. Vabbè, mentre dicono queste puttanate vi faccio sentire Straight Bet. Straight Bet. Che è una ST veramente veramente bella di ReZero. Questa qua. Molto molto figa. Lo sapete che ce l'ho anche sul mio canale? Mi sa che l'ho pubblicata questa qua. Oddio, guardate qua. Raga. I cagazzi, proprio sul mio canale in italiano. Yeah. Ah, che roba, la qualità. Tradotta da me, tra l'altro. Che poi Straight Bet sarebbe scommessa vincente. Sinceramente non c'erano altri modi per tradurlo. Comunque questa OST è tanta tanta roba. No, l'ho tradotta io, non Google Traduttore. E devo fare anche le altre canzoni. Devo fare anche le altre canzoni di ReZero. E... Me ne mancano un po'. Però sul mio canale appunto ci sta proprio la playlist. La dovreste trovare... Sì, sul mio canale qua ci sta la playlist. ReZero. Eccola qua, dove trovate ben 18, regà. Cioè, quindi non è che l'ho mandata a raccontare 18 cose. Allora, trovate sicuramente tutte le canzoni della prima stagione. Le ho messe tutte quelle della prima stagione. La seconda stagione non le ho fatte. Perché, però, le ho fatte quelle della prima stagione le ho fatte tutte. E guardate qua, ho fatto pure... l'opening, le due opening della prima parte, anzi pure della seconda parte l'ho fatta, mi mancano solamente le insert song. Sì. Letteralmente mi mancano solo le insert song. Può
Porca troia, sono stato proprio bravo. Poi le farò. Vabbè, tanto qua capirai. C'hanno le chip, c'hanno le fish. Ma che cazzo stanno a fare questi? Subaru, Emilia. Dovreste dare il buon esempio. Ci sta pure l'OST Straight Bat. Non ho parole. Ma io non ho parole, raga. Ci hanno messo la OST Straight Bat, che si traduce scommessa vincente, mentre fanno questo gioco in cui scommettono e giocano d'azzardo. Dei geni. Dei cazzo di geni. Bell'evento, che è il gioco in cui devi infilare le spadine. Ci sta Rosval. Dai, cazzo è sta cosa, non c'ho parole. Rosval nel barile, devono infilare le spadine. Madonna santissima. Perché la sta infilando più volte? Che poi, tra l'altro, giusto per dire una cosa, in questi giochi di solito, quando l'avevano fatti almeno la scorsa volta, tipo alla fine di ogni gioco davano delle informazioni sulla stagione. L'avevano fatto una cosa simile con la seconda stagione, si erano messi a fare dei giochini e appena finiva ogni giochino ti dicevano delle cose sulla terza stagione. Secondo me non è questo il caso, però stiamo a vedere, sono sicuro che ci sorprenderanno dopo questo giochino con Rosval che viene infilzato. I falsi del Crazy Dying. Vai Beatrice, puoi farcela. Re Waste of Time. Madonna. Zenat, dove sei? Sì. Zenat, dove sei? Infatti, ma scusate, ma Zenat, che è letteralmente penso il più fan di ReZero, ma ci stai live? Cioè, perché se non stai live, veramente qui mi sa che dovremmo dare il titolo di più grande fan di ReZero a qualcun altro. Sì sì, ma infatti siamo in 50 a vedere i doppiatori che infilzano le spadine nella botte con Rosval. Devo dire top. Top del top. Vabbè, visto che ci siamo, dato che secondo me è abbastanza inutile vedere questa parte, mettiamoci ad analizzare la key visual, che comunque non è che ci sarebbe molto da dire. A parte, a prescindere, io vorrei la key visual in qualità elevata. Che questa non è qualità elevata, la voglio in 4K, la voglio. Vediamo un po' se lo pubblicano. Spero che l'abbiano pubblicata in qualità buona. Forse questa non è qualità buona. Magari dal sito ufficiale, magari. Cioè, dovrebbero aver pubblicato qualcosa. No, ancora. Ma scusami. Hanno pubblicato questo teaser di merda sul gioco di ReZero e non hanno pubblicato la key visual. Beh, questione di priorità. Sì, immagino sia questione di priorità. C'è un cazzo di niente. E vabbè, comunque, peccato, perché avrei voluto vederla in qualità elevata. Provo su Vanitas News, ma non penso, guarda, nel senso, Vanitas News, cioè, se non ce l'hanno, no, non hanno pubblicato un cazzo. Ma scusa, ma si sono messi a pubblicare alle 3:14 sto trailer di merda di Lazarus e non pubblicano la cosa su ReZero. Madonna, cosa siete, Vanitas News? Cosa cazzo siete? E vabbè. No, sarà ancora a fare le spadine qua. Comunque sì, niente. Cioè, vedendo la key visual, che purtroppo non ha una qualità. Le carte adesso. Siamo passati a un bel gioco di carte. Non vedo l'ora. Vediamo un po' se la Vabbè, in realtà l'unica cosa che vi posso dire su sta key visual è che quando uscirà la versione Full HD, perché questo qua è palesemente un 720x480 scrauso, questa è una signora key visual. Cioè, lo si basta vedere proprio dai dettagli della... Vediamo da qua che è meglio. Cioè, basta che lo vediamo proprio dai dettagli
tutti intorno alle candidate al trono, questa Anche Visual fatta di Cristo, ogni tanto le fanno anche altri anime che Visual di questo tipo. Infatti, di solito le elogio sempre perché mi piace vedere tutta questa qualità nei disegni e nelle immagini. Però vabbè, non c'è molto da dire, semplicemente sono loro in mezzo alla città distrutta. E vabbè, credo proprio che la prima parte di questa terza stagione sarà ambientata tutta a Priestella, da quello che stiamo vedendo. Immagino anche che loro rimarranno bloccati in questa città e non potranno uscire a meno che non sconfiggono gli arcivescovi. Credo anche che Subaru qualche morte la farà. Consideriamo anche che però ci sta Reinhardt, eh? Cioè, a sto giro non è che Subaru combatte da solo. Teoricamente, come possiamo aver visto dal trailer, ci sta anche Reinhardt. Quindi non dovrebbe in teoria essere proprio. Ci sono tutti. Cioè, ci sta Beatrice, ci sta Emilia, ci starà Subaru. Ok, che ci sono ben tre arcivescovi: Avidità, Ira e Lussuria, probabilmente. Però, insomma, Reinhardt, non dico che li dovrebbe sconfiggere tutti, ma dovrebbe essere in grado di fare delle robe. Quindi staremo a vedere. E detto questo, stanno ancora giocando con le cartoline. E mi pareva, mo non vorrei dire cazzate, che forse, però spero di no, forse Shield Hero aveva un Haki Visual con questo stile qua? O era un altro anime? Fa vedere un attimo. No, non era. Cioè, è simile. In realtà vi devo dire che è simile a questa qui, però non era così di qualità. C'era quella tartaruga che era orripilante. Non mi viene in mente. Ah, forse era questo? Forse era questa Key Visual qua che mi piaceva. Sì. Ecco, sì, è più o meno uno stile di questo tipo. Sì, più o meno uno stile di questo tipo, anche se. Diciamo che qua c'è molta CGI, quindi non è. Cioè, comunque mi pare sia tutto disegnato, anzi. Quindi. Però mi pare fosse Shield Hero che aveva una Key Visual in questo stile qua. Anche se questa qua è molto meglio, cioè qua è proprio full disegni. Sì, era proprio Shield Hero. Sì. Però non avevo notato che c'era tutta CGI, mentre appunto il Re:Zero full disegni. Cosa scrivono? Cosa stanno scrivendo? IMTNTR? Ma perché IMTNTR? Insomma. Vi prego, dateci una data di uscita. Vi scongiuro. Subaru il 2. Sto sfigato di Subaru. Mi sa che è tipo un gioco in cui chi pesca la carta più alta vince. Vabbè, grandi cose. Grandi, grandi cose. Tra l'altro sto evento penso sia live. Non credo sia registrato. Perché altrimenti magari potevano fare una traduzione, la butto lì. Dato che sti eventi comunque li seguono in 6.000 persone. Magari una traduzione ci poteva stare, però. Non che stiano dicendo cose molto importanti. Sta live è incentrata solamente su Re:Zero? Sì, quella di YouTube è solo su Re:Zero. Poi, in realtà, in questo evento qui, del Bunko MJ Festival, o come cazzo si chiama, ci sono anche altri anime. Sinceramente, non ho seguito la programmazione. Ma di anime importanti, da quello che so, c'è solamente Re:Zero. Non è come l'anime Japan dove c'era stato Re:Zero, Solo Leveling e molti altri anime. Qui mi sa che, cioè almeno di quelli che seguo io, ci sta solo Re:Zero. Poi non mi pare di aver sentito altre cose. Comunque, visto che ci siamo e dato che stanno parlando ancora di puttanate, mi sa. Sì, non mi fido. Volevo andare a vedere insieme a voi quali sarebbero gli anime che teoricamente dovrebbero ricevere delle news, si spera, a breve. Ad esempio, la butto lì. Ma quando è che ci diranno il fato, il destino di Yojo Senki 2? Che ok, non è sto capolavoro, però insomma, è stato annunciato quando? Vorrei saperlo. Quando è stato annunciato Yojo Senki 2? Notizie. Beh, è stato annunciato il 21 giugno 2023.
del 2021. Sono passati 2 anni. Sono passati 2 anni. Che vogliamo fa? Ce lo dicono quando uscirà questa seconda stagione di Yuu Senki? Magari dopo 2 anni? Sarebbe il caso, secondo me sarebbe il caso. Vabbè, in realtà sì, non sappiamo ReZero, non sappiamo Shinoko. Konosuba in realtà l'hanno annunciato, Goblin Slayer non me ne frega un cazzo. Tower of God, vabbè, solo un anno, robetta. Diamo un altro anno così raggiunge Yuu Senki. E sì, diciamo le cose che mi interessano di più sono Tower of God, Yuu Senki. In realtà mi pare basta, cioè non credo che ci sia altra roba che mi interessa così tanto. Sì, forse Fate Strange Fake, però nel senso sono tutti anime che mi danno l'impressione che dovrebbero arrivare a breve. Cioè sono stati annunciati a breve, quindi dovrebbero arrivare tra un anno. Cioè posso pure aspettarlo un anno, non è un problema. Il problema principale invece sono quegli anime tipo che sono stati annunciati un anno fa, 2 anni fa, e di cui ancora non si sa una sega. Quindi sì, gli unici due sono Tower of God e Yuu Senki. Tutti gli altri che vedete qua alla fine usciranno a breve, si spera. Quindi quello di Yohani, 3 anni. Quale sarebbe quello di Yohani? Come si chiama? Non so se qualcuno segue Kaiju numero 8, ma a quanto pare Production IG vuole adattarlo con una qualità simile a Tengoku da Makio. Guarda. Frosty, non so dove tu hai letto questa notizia, però io mi staremo a vedere. Se avrà la stessa qualità di Heavenly Delusion mi piacerebbe, ma ci spero poco. Guardate pure la differenza tra il manga e l'anime. Non lo so. Sinceramente il manga sembrava leggermente più figo di come sono stati fatti. Nell'anime mi sembrano tutti un pochino più sempliciotti, più rotondi. Sì, non bellissimi. Cerca Nijuku 6 e guarda il trailer. Allora, vediamo un po' nei TBA dove comunque magari stanno annunciando qualcosa. Oddio, che succede? No, stanno bevendo i fluidi. No, i fluidi di Echidna. Incredibile. Se ci fosse la doppiatrice di Echidna sarebbe molto divertente questa scena. Dona Piss. Slurp. Che poi io credo seriamente che quelli là erano veramente i fluidi corporei di Echidna. Quindi a Subaru gli ha detto proprio bene, gli ha detto. Yes. Basta. Dai, ma che cos'è sta cosa? Ancora stanno a fare i giochini. Rosval. Vabbè. Chi svela la carta, fanno vedere cose. Cerchiamo quell'anime che ha detto Shenvi. Ah, porca troia. Me lo ricordo. Per ora hanno annunciato una key visual. Basta. Nient'altro. Me lo ricordo questo anime qua. Sta key visual l'avevo vista una marea di tempo fa. Cioè, scusa, addirittura questo qui l'hanno annunciato 3 anni fa. E ci sta anche un trailer. Comunque devo dire che si sono impegnati molto nella seconda stagione per far fare a Subaru delle morti molto... L'ha trovata Beatrice. Per far fare a Subaru delle morti molto molto creepy. Quella dei conigli soprattutto. Ecco, voglio parlare di una cosa. Secondo voi, cosa ci può essere di peggio della morte di venire mangiato vivo? Cioè, se mai uscisse una terza stagione, come potrebbero fare una morte ancora peggiore di quella che c'è stata nella seconda stagione? Sinceramente non mi viene in mente. Alla fine, mangiato vivo penso sia veramente la più brutta. Alla fine non è morto ancora annegato Subaru, però vabbè, alla fine è annegare sti cazzi. Bruciato vivo? Cioè, dicono che faccia male bruciato vivo, lui non mi pare che sia mai stato bruciato vivo. E quindi forse quella. Oddio, spellato, penso che i conigli sia peggio. Mangiato vivo mentre entrano nel corpo, esatto.
mentre ti entrano da tutti i buchi del corpo, quindi sì, credo che ormai abbiamo superato la morte peggiore. Però forse qualche tortura, cioè alla fine Subaru non è mai stato torturato, quindi penso che una cosa peggiore del morire possa essere venire torturato in qualche modo. E chissà, chissà, sì, torturato, esatto. Però penso che ormai la morte peggiore l'hanno raggiunta, non c'è niente di peggio, anche perché proprio, vabbè, lasciamo stare quella morte là, è veramente raccapricciante. Fermi. ちょっとマンツーとね、こう照らし合わせながら、おい、ちょっとね、おい、vi これ、prego, ミッコさん、タワシいた basta. だけチャンタワスすシみね、ません。タワシ、シ、eccolo qua. Rolando Osis, Lick, Re:Zero Season 3, Re:Zero Ira, Accidia, Lussuria, sì, Superbia, Avarizia, If saranno animate nel 2024. Se così fosse, mi faccio una sega in live. Qui l'ho detto. Se mi dicessero che verranno adattate, a parte che non avrebbe senso il 2024, tutte le storie If nel 2024, sicuramente. Però se annunciassero che adattano le storie If, che penso siano la parte migliore di tutto Re:Zero, ragazzi, sarebbe tipo la goduria suprema. Tra l'altro vi invito, per chi magari di voi non conosce ancora le storie If, sul sito del fansub, in questa sezione qui, trovate le traduzioni in merito alle storie If. E ci stanno l'Oboreru e la Remif per adesso. Stavamo traducendo anche la Yamatsu, dovrebbe uscire prima o poi. E potete leggerle, sono veramente delle belle storie. E ve le consiglio, ve le straconsiglio, sono molto molto fighe. Quindi leggetele se ancora non le conoscete. ギフト券とグッズいただきまComunque, tra 10 minuti finirà questo evento di merda. Sta incattivito. Boom. Incazzato nero. Proprio nero, 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 nero. Non vedo l'ora di capire cosa cazzo succede in questa parte qua. Però molto bella questa immagine. Molto, molto. L'ho vista. Molto, molto figa. Mentre sale le scalette. Vabbè, vediamo un po' qua. Non ci posso credere. 強欲の魔女の最新第8巻が8月22日に発Che mi売sa中che ですstanno ね。そしてannunciando. アニメジャパン2023で発表されたQuesto qua è il ゼロ manga かdi らの続Re:Zero. 報です。ついにコミカライズのタイトルが決定。リ・ゼロから始める異世界生活、水のCe 都la siamo とproprio エーpresa デルnel の歌。culo. 本作はウェブレーベルアライブプラスにて連載開始予定です。Nel gran culo ce la siamo presa. ということで、それではね、時間も残り少ないですけれどプレグ。も、まあ、3期を目前にビね、結プ構レ控えている私たちから何グ。かあ、ご報データで告よがあれば、しいた。新情報はございませんけれども、新たな思いといいますか、意気込みみたいなものを皆さんに言ってお別れしたいと思いラまダす。ータ。では、あまちゃんからお願いします。はい、天崎浩平です。アマット、こと天崎浩平、音数円役を演じております。サードみシーさげ、non avremo ズン、una 待ちに待data。ったシーズンでございますけども、エミリア陣営の一員としてオットーも、一生懸命頑張りたいと思いますので、ぜひともアニメ、そしてね、コミカライズもゲームもたくさんありますので、引き続き、リゼロの応援をよろしくお願いします。本日はありがはい、とうご capito? ざいNon まè しけ chiedo un trailer, non me l'aspettavo quello. Però una data di た。uscita. はい、世紀最強のAndate a morire tutti. E vabbè, vediamo il lato positivo. Vediamo il lato positivo. When is the game coming out? C'è chi ha apprezzato talmente tanto quel gioco che vuole sapere quando esce per andarlo a giocare. Sammy B. Madonna, Sammy B, cosa sei? Cosa cazzo sei? E vabbè, quindi sì. みんなでねえ、なんか意味のないことを。Sinceramente non lasciamo stare, non diranno un cazzo, totalmente inutile vedere il finale di questa diretta, non, stanno solo salutando, quindi va bene, raga, direi che ma no, ma bastava che dicevano 2024. Cioè, capito? Mi bastava 2024. Vendita di Humo. We just waste 1 hour for nothing. Sì. Già. Sì, saluta sto cazzo. E poi andiamo a controllare un attimo se lui ha postato qualcosa, ma sinceramente ne dubito. Non credo che abbiano postato niente. Quindi, signori, da questa cosa abbiamo imparato due cose principali. Anzi,
Una. La cosa principale è che in eventi di questo tipo, di solito, uno solo è un evento vero, gli altri eventi di questo tipo sono tutti dei bait di merda inutili, quindi le prossime volte che ci saranno eventi di questo tipo, dato che oggi me la sono presa nel culo, non farò live, ma manco per il cazzo, farò live solamente nelle volte in cui è quasi sicuro, per via dei leak o perché è un evento importante, l'Anime Japan è molto più importante di questo MF Bunko J di sto cazzo che hanno dovuto pure pubblicizzare il gioco d'azzardo. E quindi sì, prossima volta non ci sarà una live di questo tipo. Però comunque, almeno adesso lo sappiamo, quindi possiamo metterci l'anima in pace. Una bella key visual. Abbiamo ricevuto una bella key visual e un cazzo nel culo. Quindi, Sono riuscito a mischiare foto di ottimo. Emilia Gigne per Sì, 4 volte su 5 fanno schifo al cazzo, ma non sono solo le live di ReZero, sono tutte le live in generale, Shenvi, non è solo sì, ReZero. ma solo demo carini va tondemo nai riva Purtroppo. di cacate ma cacocna tenka in naruno va Io ti inviterei ad andare a vedere pure le live degli altri anime, sono tutti così perché Kadokawa sono dei clown di merda, quelli che gestiscono ReZero, Classroom of the Elite, tutti questi anime qui sono tutti dei pagliacci che devono fare questi eventini di merda per raccumulare soldi grazie al merchandise e non possono darci neanche una data di uscita. Ma neanche lo staff, cioè non sappiamo neanche se è White Fox, non ci hanno neanche confermato se sarà la White Fox a fare questa stagione, non sappiamo un cazzo, non sappiamo un emerito cazzo, non sappiamo lo staff, non sappiamo lo studio, non sappiamo la data di uscita, non sappiamo il numero di episodi, non sappiamo niente. Molto divertente. Molto divertente.